si è arricchita di una nuova sala, la mostra L'uomo dei macchiaioli, i molteplici sguardi di Mario Borgiotti. La fortunata esposizione, da dicembre visitatissima al Fortino, ha inaugurato sabato mattina la sezione dedicata ai celebri ritratti di Borgiotti. 33 in tutto le opere posizionate all'ultimo piano, messe a disposizione dal Museo Fattori di Livorno, che ritraggono illustri esponenti del panorama artistico e culturale del Novecento, molti dei quali gravitarono intorno a Forte dei Marmi. Al taglio del nastro era presente l'amministrazione comunale con il sindaco Bruno Murzi in testa, la Fondazione Villa Bertelli, che ha promosso la mostra, e la Fondazione Centro Matteucci di Viareggio, che con Elisabetta Matteucci e Claudia Fulgheri ha curato l'allestimento dell'esposizione. Tutta una serie di immagini vibranti, emozionanti, di personaggi con cui Borgiotti entrò in contatto e ai quali appunto dedicò un intenso ritratto. Sono personaggi che hanno avuto anche un legame speciale con Forte dei Marmi, e penso a Pietro Annigoni, a Carlo Carrà, a Ardengo Soffici, a Giovanni Papini, e Forte dei Marmi fu un luogo speciale nella loro geografia privata. Vi trascorsero le vacanze e si riunirono a dialogare al caffè del Quarto Platano, il loro cenacolo letterario. Vorrei ringraziare la dottoressa Brancaccio della sovrintendenza, il dottor Cerini, direttore del Museo di Livorno, il Ministero dei Beni Culturali, per tutta la collaborazione che abbiamo avuto. Un po', ripeto, burocraticamente farraginosa, però dopo alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a ospitare questa magnifica collezione che completa tutta la mostra e diventa veramente un unicum.